Ciao da Francesco di portierecalcio.it. In questo video vi presento i Repulse Pro A2 Ortotec, modello della collezione 2016 Roish, con lattice specifico da bagnato e stecche di protezione Ortotec estraibili. Abbiamo quindi finalmente un guanto con caratteristiche da bagnato e stecche. Lo indossiamo, il polsino in neoprene e assieme alla presenza delle stecche la calzata è un po' complicata, però non vi preoccupate, non è necessaria la mezza misura in più. Completiamo l'operazione facendo combaciare bene le dita all'interno del guanto, chiudiamo il cinturino e, fatto questo, noteremo subito e riconosceremo la classica calzata dei guanti Roish con stecche Ortotec. Quindi una protezione delle dita davvero efficace, a cui si aggiunge la maggiore, nulla di eccezionale, rigidità dovuta alla presenza del neoprene e di un tessuto che non fa passare l'acqua rispetto al classico Advent System montato sui guanti di tipo tradizionale. Sul dorso non è presente lo Shock Shield, quindi abbiamo la classica imbottitura, ma non quella speciale dello Shock Shield Advanced, ma è presente il ProFlex, che quindi lascia una buona mobilità alla mano all'interno del guanto. Dicevamo del sistema Ortotec estraibile, quindi potete, con l'apposita stecca che viene fornita in dotazione assieme ai guanti, estrarre, qualora lo vogliate, ogni singola stecca dal guanto. L'operazione è più facile di quello che può sembrare, perché basta inserire la stecca, far saltare il velcro su cui questa viene fissata ed estrarlo manualmente. E dunque, il Repulse Pro A2 Ortotec è un modello di cui sentivamo la mancanza. È un guanto professionale con un costo elevato, ma per gli amanti dei modelli con stecche è un guanto che non dovrebbe mancare nel vostro borsone.